L'ultimo spasimo della morte è ancora lì, semplicemente raffreddato dai secoli che ci separano dall'eruzione su Pompei, ma i corpi, pressoché integri di due uomini, un quarantenne avvolto in un mantello e il suo giovane schiavo, già piegato dalle fatiche della vita, sono riemersi in questi ultimi giorni di scavi. Le vittime probabilmente cercavano rifugio nel criptoportico, in questo vano sotterraneo dove pensavano di essere più protetti, vengono travolti dalla corrente piroclastica, probabilmente alle 9 di mattina, quando arriva, raggiunge Pompei, la nube ardente che distrugge completamente i piani superiori di Pompei e uccide chiunque ha incontrato sul suo percorso, morte probabilmente per shock termico, come mostrano anche gli arti, i piedi, le mani contratte. I corpi si trovavano in un corridoio un po' più largo di 2 metri che dava accesso al piano superiore della villa, dove gli archeologi avevano individuato delle cavità negli strati di cenere indurita. Forse l'uomo col mantello e lo schiavo tentavano di raggiungere il resto della famiglia dopo aver vigilato fino all'ultimo all'esterno. Il mistero per ora resta aperto.